Salve pinguini, benvenuti in questo primo video di 7 linguaggi in 7 giorni. Scusate, oggi sono un po' senza voce, ma farò questo video. Come avevo già accennato nel mio video precedente, oggi faremo sì. Ora, sì non ha bisogno di molte presentazioni, però non voglio lasciarvi a bocca asciutta e quindi andate a recuperare questo video per andare a capire un po' come è nato sì. E quindi io direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare a programmare in sì. Come vi dicevo nel mio video precedente, tutto sarà fatto in una sola ora. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Dunque, la prima cosa che possiamo fare in sì è il vostro primo programma. Ovvero il primo programma che fanno tutti i programmatori quando iniziano a utilizzare un nuovo linguaggio. Ovvero il programma Hello World, che è questo che vedete qua a schermo. Ovviamente, seppur sono poche linee di codice, c'è tanto di cui parlare per farvi capire come funziona. Dunque, la prima cosa che salta all'occhio è la prima riga. Ha un cancelletto, poi continua con questo include, queste parentesi angolari strane, e poi c'è scritto stdio.h, che si legge stdio dall'inglese.h. Questo ci permette di introdurre quello che è il preprocessore. Il preprocessore è quella parte che precede la compilazione di un qualunque programma C e C++, ed è quel che so anche in Object-C, ma io non l'ho mai utilizzato, che permette di fare diverse cose. In questo corso vedremo semplicemente due di quelle che vengono definite le direttive del preprocessore. In questo momento voi state vedendo la direttiva include, poi c'è anche la direttiva define. Entrambe queste direttive, include e define, fanno la stessa cosa. O meglio, non fanno la stessa cosa. Fanno due cose diverse, ma operano nello stesso modo, facendo un copia e incolla. stdio.h è quello che si chiama un file header. Non entro in questo momento nel dettaglio, ma semplicemente sapete che qualcuno ha fatto delle funzioni per noi. Cioè ha fatto delle cosa all'interno di sì, che poi vedremo cosa, così noi non ce le dobbiamo rifare da capo. E quindi abbiamo un pacchetto di utensili, un po' come un coltellino svizzero, già presente all'interno del linguaggio. Infatti in questo caso stdio ci permette di utilizzare questa roba qua, ovvero quello di stampare a schermo Hello World. Quindi cosa succede? Da qualche parte dove è installato nel vostro computer il compilatore di sì, c'è questo file chiamato appunto stdio.h, che è un file che contiene, diciamo, le istruzioni base e non esattamente come quelle cose vengono fatte, ma semplicemente le istruzioni, l'impalcatura di quelle che sono alcuni degli utensili, anche se si chiama .h ed è anch'esso semplicemente un codice scritto in sì. Si chiama .h per semplicità perché lo chiamano header, ovvero intestazione. Include non fa altro che copiare fisicamente il contenuto di quel file e lo spiattella esattamente al posto di questa direttiva include. Include non fa altro che copiare e incollare tutti i file che noi gli passiamo. Ora, una cosa importante che dovete sapere è che un programma prende dei dati in ingresso per dare dei dati in uscita. Se non facesse questo, perché dobbiamo fare un programma? Quando vengono forniti dei dati in ingresso, dove vengono messi questi dati? I dati vengono messi in apposite parti della nostra memoria centrale, che sicuramente avete sentito parlare della RAM, che si chiamano variabili. Che cos'è una variabile? Si sente parlare di variabili in tutti i posti. In programmazione, in particolare in programmazione imperativa, che è il paradigma di programmazione principale che vedremo da qua fino all'ultimo giorno di questo corso, per chi volesse approfondire sui paradigmi di programmazione, ho fatto questo video e anche quest'altro. Quindi andatevi a pescare. Quindi cosa sono ste variabili? Le variabili sono semplicemente o dei prop, dei contenitori. È un contenitore che all'inizio è vuoto, ovvero non è mai vuoto una variabile, perché qualcuno potrebbe dire che questo contenitore è vuoto, ma in realtà è pieno d'aria, quindi di fatto una variabile non è mai vuota, in cui al suo interno possiamo mettere dei dati. Bellissimo. La dimensione del mio contenitore non è a caso, perché variabili di tipo diverso hanno dimensione diversa e quindi ci possiamo trovare anche con delle variabili molto più grandi in cui potremmo mettere i nostri dati. Ma perché si chiamano variabili? Semplice, perché una variabile può mutare
il suo contenuto durante l'esecuzione di un programma. Per identificare l'esecuzione di un programma, io utilizzo il termine inglese runtime, che significa tempo di esecuzione. Ok, però poco fa ho detto questa cosa. Variabili di tipo diverso hanno dimensione diversa. Che cos'è un tipo? Prima di capire cosa sono i tipi, dobbiamo capire cosa contengono le variabili. È vero, vi ho detto che contengono dati, ma sotto quale forma? Alla fin fine, i dati sono dei numeri binari, né più e né meno. E se volete approfondire i numeri binari, andatevi a pescare questo video. Sarà meglio per capire alcune delle cose che sto per dire. Tipo, quando è grande una variabile? Come vi dicevo, dipende dai tipi. E sì, ha quello che si chiama un insieme, anche piuttosto piccolo, diciamo, di tipi di dati primitivi. Quali sono questi tipi di dati primitivi? Ci abbiamo i char, abbiamo i integer, abbiamo i float e abbiamo i double. Questi quattro vi permetteranno di fare la maggior parte dei vostri programmi. Ma cosa cambia l'uno dall'altro? La dimensione. Un char è più piccolo di un int, che a sua volta è più piccolo di un double. E quando sono grandi? Della dimensione dei tipi di dato in C, ma anche in C++, dipende dal vostro computer. Per esempio, se avete un computer a 64 bit, ora ho capito perché ci esistono i computer a 64 bit, avete che il char è di un byte, quindi 8 bit. Un integer sarà di 4 byte, quindi 32 bit, e un double sarà tipo di 8 byte. E il float? Il float è anche di 4 byte. E quindi qual è la differenza fra un float e un int? Beh, gli int permettono di rappresentare i numeri interi, e poiché abbiamo 32 bit, posso rappresentare questo range di numeri che vedete qua a schermo. Invece i float, utilizzando una diversa rappresentazione su cui non voglio entrare nei dettagli, con i stessi 4 byte permettono di rappresentare questo invece range di numeri. E come fa con i stessi 4 byte a rappresentare più numeri? Perché ne sacrifica la precisione. Ecco perché esistono i double, che con 8 byte riescono a aumentare il range del numero che un computer può rappresentare, perché si chiamano double. Double sta per double precision. Float sta per single precision floating point. Quindi i char si possono utilizzare per rappresentare solamente dei caratteri da tastiera? Sì e no, alla fine li possiamo anche utilizzare per rappresentare dei numeri con un solo byte. E se avete visto il mio video in cui parlo di numeri binari, con un byte possiamo rappresentare questo range di numeri. Ora, per quanto riguarda i tipi, ci fermiamo qua. Ci sono altre cose che si potrebbero dire, ma le dirò successivamente. Per chi volesse approfondire per quanto riguarda i tipi di dato, qui a schermo metterò una lista, diciamo, di quelli che sono tutti i tipi di dati primitivi che stanno in C, ma comunque sono tutti dei derivati di quello che vi ho appena detto. Benissimo, adesso che sappiamo cosa sono i tipi di dati, possiamo iniziare a capire come utilizzarli per creare una variabile. Perché dico creare? Perché è il termine sbagliato. Si dice dichiarare una variabile. Abbiamo bisogno di 3 ingredienti. 2 sono fondamentali, il terzo è facoltativo, ma alla fine quell'ingrediente lo metterete, è un po' come il sale, magari ve l'ho dimenticato di metterlo, ma poi alla fine glielo mettete. Questa è la sintassi per dichiarare una variabile. Ci abbiamo il tipo, il nome, e dopo il segno dell'uguale possiamo avere il valore iniziale. Quale di questo ingrediente è facoltativo? Il tipo? In realtà no. Il nome? No, il nome lo dobbiamo mettere, sennò poi non sappiamo più come ritrovarla. Quello che è facoltativo è il valore della variabile, perché alla fine lo possiamo inizializzare anche successivamente, non dobbiamo per forza farlo sul momento. Tuttavia è sempre una buona pratica farlo. Questo perché? Perché la memoria del nostro computer è un insieme di 1 e 0, giusto? E se noi diciamo al computer di prendere questi, diciamo, 4 byte, e di dire qua in questi 4 byte ci sarà la mia variabile pinco pallo, che valore avrà? Non lo sappiamo, avrà il valore che si trova in quel momento, che può essere la qualunque cosa, quindi di solito se non si sa che valore dare in quel momento a una variabile, basta mettere 0, risettiamo tutti quei bit e possiamo, diciamo, continuare con il nostro programma. La dichiarazione di una variabile è il primo comando che voi state vedendo, diciamo, dal punto di vista pratico. Sì, certo vi ho fatto vedere questi, ma
questo diciamo è il primo che state imparando. Mi raccomando, ogni istruzione di sì la dovete terminare con un punto e virgola, non dimenticate sto punto e virgola, è fondamentale. E se vogliamo avere delle variabili cui valore non cambia a runtime, esistono dei numeri che non cambiano, tipo il pi greco. Per questo che esistono le costanti. Le costanti sono dei contenitori, anch'essi, in cui hanno un tipo, però con la restrizione che una volta messo il valore, questo valore viene sigillato, il compilatore non ci permetterà mai di modificarlo. E in sì si fanno in due modi le costanti, io ve lo dico in un solo modo, almeno per il momento, utilizzando la direttiva del preprocessore define. Define ci permette di fare tante cose, una di queste è creare le costanti. Scriviamo define il nome della nostra costante tipo pi greco e mettiamo il valore 3.14. Come notate, le direttive del preprocessore non terminano col punto e virgola, questo perché il preprocessore in realtà non è del codice C, e sono delle direttive appunto di un processo che viene fatto prima della compilazione. E quando il nostro file viene dato in pasto al preprocessore, si trova questa define, tutte le volte che trova la parola pi greco, la sostituirà fisicamente con 3.14. Quindi ecco perché vi dicevo che anche la define come include non fa altro che fare del copia e incolla. Ogni volta che si trova pi greco, viene fatta un'operazione che si chiama di espansione della define. In realtà si chiama in modo diverso, ma intanto beccatevi questa. Benissimo, adesso vi introduco agli operatori. Ogni programma è un insieme di istruzioni. Erroneamente si usa il termine comando. No, il programma è un insieme di istruzioni. E dichiarare una variabile è una delle tante istruzioni che possiamo fare. Tra le istruzioni che possiamo creare in un linguaggio di programmazione ci sono le espressioni. Cosa sono le espressioni? Non sono tanto diverse da quelle che facevamo alla scuola media. E questo come lo si fa? Mediante l'utilizzo di operatori. E cosa sono questi operatori? Iniziamo da quelli più semplici e più facili da capire. Quando abbiamo due variabili, li possiamo sommare, quindi carattere più e l'operatore di somma. E quindi per estensione ci abbiamo il meno, il diviso e la moltiplicazione. Ovviamente esistono anche degli operatori un po' più strani. Siccome ci sono talmente tante, alcuni di loro vengono utilizzati in casi particolari, ve li introduco man mano che li utilizziamo. E un altro operatore che possiamo utilizzare è quello delle parentesi, che diciamo permette di annidare delle sottoespressioni non tanto diverse da quelle che facevamo a scuola. A scuola, se è vero, utilizziamo le parentesi quadrate, le parentesi graffe. No, qua no, le parentesi quadrate e graffe hanno significati diversi. Come state vedendo qua, le parentesi graffe vengono utilizzate in contesti diversi, non sempre per fare espressioni. E il motivo per cui servono ve lo dico dopo. Benissimo, una cosa che vi ho detto è che praticamente le variabili permettono di conservare un valore. E se non ne vogliamo salvare 2, 3, 5, 18? Questo è un problema. Dobbiamo creare 14 variabili tutti di nome diverso? Sì, in realtà lo potremmo fare, ma non è conveniente perché ogni volta ci dobbiamo ricordare il nome. E quindi qual è il trucco che ci viene in soccorso? Sì, come molti altri linguaggi di programmazione, ha quello che si chiamano gli array. Gli array sono una sequenza di variabili dello stesso tipo che vengono identificati con lo stesso nome. Come si dichiara un array? Un array si dichiara in questa maniera. Bisogna aggiungere questo operatore delle parentesi quadrate in cui là dobbiamo mettere un numero. Che numero dobbiamo mettere? Beh, quello che volete. Quel numero può essere sia costante che variabile, purché la variabile sia stata dichiarata e inizializzata in precedenza. E quindi come facciamo ad accedere a ogni valore di questo array? Semplice, utilizzando questo stesso operatore, cioè queste parentesi quadrate. Se vogliamo prendere il primo elemento dell'array, scriviamo qua il nome del nostro array e mettiamo queste parentesi quadrate e mettiamo 0. E perché 0 e non 1, se è detto che voglio prendere il primo elemento? La spiegazione è molto lunga e non ci riesco a spiegarla in questo video. Forse se ci avrò tempo lo spiegherò in qualche altro video, ma non in questo. Però c'è da dire che tutti i linguaggi che vedremo vengono definiti zero-based, ovvero tutti iniziano a contare da zero. Ripeto, c'è un motivo, ma non lo spiego. Ovviamente quando noi accediamo a un valore di un array lo possiamo utilizzare sia dal lato sinistro di un'assegnazione che dal lato destro. Quindi dal lato sinistro dell'assegnazione significa che agli array mettiamo un valore, al lato destro che noi stiamo prendendo quel valore per valutarlo all'interno di un'espressione. Bisogna che un array di 10 elementi possa andare da 0 a 9. E se metto 10? Se mettete 10, allora. Questo è uno dei grandi problemi di C. C non ha un controllo sugli array.
cioè uno può sforare e ogni volta che si sfora può succedere dei casini, perché si può ottenere un errore che tutti noi, che programmatori C e C++ odiamo, ovvero segmentation fault. Il significato profondo di quell'errore è molto complicato, non riesco a spiegarla in un'ora, ma significa che se avete un segmentation fault, significa che state smarmellando con le vostre variabili. In C e in C++ è responsabilità del programmatore non sforare gli array. Invece in altri linguaggi di programmazione, che poi vedremo, in realtà questa cosa non avviene, perché nel momento in cui sconfina, il compilatore si raccoglie, ci dà un simpatico errore e non andiamo in segmentation fault. Segmentation fault è un errore molto grave in cui può scoppiare anche il computer. Un array particolare è quello delle stringhe. Le stringhe non sono altro che degli array di char, quindi array di caratteri. Qua a schermo state vedendo come io sto inizializzando una stringa in una variabile che alla fin fine è un array, ma come potete ben vedere non sto mettendo qua il numeretto, perché quando inizializziamo un array in questa maniera, lo si può fare anche in altri modi, ma focalizziamoci su questo, è un'inizializzazione costante, quindi il computer lo sa durante il processo di compilazione quando è lunga quella stringa, quindi non c'è bisogno di mettere il numeretto della dimensione dell'array. Però quando noi stampiamo la stringa a schermo, utilizzando la funzione printf, e ancora non ve l'ho introdotta la funzione printf, però datemela per buona, gli diamo in pasto un array di stringhe e lui lo mostra a schermo, come in questo caso di Hello World. Tuttavia, la funzione printf non sa quando è lungo l'array che gli stiamo passando. Sì, è vero, il compilatore lo sa, ma la funzione a runtime non lo sa. E quindi come fa la funzione printf e qualunque altra funzione che lavora con le stringhe a fermarsi nell'ultimo carattere della stringa, che in questo caso è il punto esclamativo di Hello World? Praticamente il compilatore C fa un barbatrucco solo per le stringhe. Quando noi abbiamo una stringa, il compilatore automaticamente istanzia quell'array con una locazione in più. Quindi lui prende la dimensione della stringa più una cella di memoria in più in quell'array. E cosa va a mettere in quella cella extra alla fine dell'array? Va a mettere quello che si chiama the null character, che è rappresentato dal numero 0. Non mette il carattere 0, quello che vede a schermo, ma proprio il carattere corrispondente al numero 0. Qui vedete a schermo brevemente la tabella ASCII e vedete che il carattere che corrisponde al numero 0 si chiama null, è un carattere che non viene stampato a schermo ed è un modo per il compilatore C di sapersi dove far male. Questo si può fare perché, come vi dicevo prima, i char non sono altro comunque dei numeri a cui di volta in volta viene associato poi un carattere quando viene stampato a schermo. Quindi alla fin fine sono degli interi, però rappresentati con un numero di byte minore. E perché la stessa cosa non la facciamo con gli array di interi? Gli mettiamo uno 0 alla fine. No, questo non lo possiamo fare, perché in quella maniera il compilatore non saprebbe come distinguere il fatto che un array abbia un valore 0 da un numero 0 messo a posto come segnaposto alla fine. E quindi, onde evitare segmentation fault, bisogna tenere sempre a mente la dimensione degli array. E infatti è anche buona pratica quando si maneggiano le stringhe di tenere anche a memoria la dimensione delle stringhe. Ma di questo magari ne riparliamo nel video successivo con C++, perché alla fine molte delle cose che dirò là valgono anche per C. Quindi noi abbiamo queste variabili, abbiamo gli operatori, abbiamo gli array che sono delle variabili di seriali di tutti lo stesso tipo, e che cazzo ci facciamo? Ed è per questo che nei linguaggi di programmazione abbiamo le strutture di controllo. Strutture di controllo fondamentalmente sono due. Abbiamo le strutture condizionali e abbiamo le iterazioni. Di flussi condizionali di solito ce ne sono di due tipi, noi ne vedremo solamente uno, ovvero il costrutto if. Invece per l'iterazione in C ci sono tre tipi di modi per fare iterazioni, noi ne vedremo due, il for loop e il while. Il flusso condizionale permette di eseguire una parte di un codice nel momento in cui una certa condizione è vera. Quindi, come si dice se in inglese? Si dice if. E quindi come si fa un if in C? Semplice. Abbiamo if, apriamo le parentesi tonde, all'interno delle parentesi mettiamo un'espressione e poi apriamo e chiudiamo le parentesi graffe. Wow, queste parentesi graffe ritornano. Ne riparliamo dopo, intanto torniamo a questa espressione. L'espressione all'interno dell'if viene valutata. E se questa espressione è vera, il contenuto del codice all'interno delle parentesi graffe verrà eseguito. Se è falso, non verrà eseguito e verrà saltato. Le parentesi graffe in sì permette di definire un blocco di istruzioni. E lo vediamo
qua dove c'è il main, in if, e lo vedremo anche in altre situazioni, tipo nel for e nel while. Le parentesi graffe definiscono un blocco di istruzioni. Quando questo blocco di istruzioni è ridotto a una sola istruzione, possiamo ometterle, ma non in tutti i casi. Nel caso dell'if sì, nel caso del while sì, nel caso del for sì, in questo caso del main no! Quindi state attenti e nel dubbio mettetele sempre. Ma cosa significa un'espressione vera? Cioè, come mettiamo il vero e falso in un linguaggio di programmazione? Semplice. Per sì, tutti i numeri diversi da 0 vengono interpretati come vero. Quindi se mettiamo qua if di 5, quello che sta all'interno del blocco if verrà eseguito. Invece il numero 0 è visto come falso. E qui noi possiamo utilizzare alcuni operatori che tipo uguale uguale. Ad esempio, se vediamo qua, la nostra variabile è uguale a 5, però si utilizza l'operatore uguale uguale. E perché si utilizza uguale uguale e non uguale? Perché qui bisogna stare molto attenti. L'operatore uguale è quello che abbiamo visto per inizializzare e mettere valore dentro delle variabili. E invece l'operatore uguale uguale, hanno messo di uguale per non confonderli, è l'operatore di uguaglianza. Se due cose sono uguali, se due numeri sono uguali, se due variabili sono uguali. Quindi se mettiamo la nostra variabile uguale uguale a 5, questa espressione verrà valutata come 1 se sono uguali, e valutata come 0 se non sono uguali. Ma possiamo dire, nel caso in cui quell'espressione è falsa, esegui un'altra cosa? Ma certo, perché c'è la parola chiave else. Else significa altrimenti. Quindi possiamo avere questa situazione in cui diciamo: se questa espressione è vera, esegui questo, altrimenti esegui quest'altra. Wow! La cosa bella degli if è che li possiamo mettere dove vogliamo all'interno di una funzione. Possiamo fare degli if qua, degli if dentro gli if. Possiamo fare tutte le cose belle che vogliamo. Dopo le strutture condizionali, quindi gli if, introduciamo le iterazioni. Di iterazioni ce ne sono di due tipi, o meglio ce ne sono di tre tipi, ma noi ne studiamo solamente due. I while e i for loop. Io parlo di iterazioni nel contesto, tra l'altro, di Python in questo video, mentre io lo spiegavo alla mia amica Lucilla, e ho spiegato sia i cicli while che quelli for. Quindi cosa farò? Prenderò l'audio di quel video, lo metterò in questo video, però vi mostrerò come si fa in sì. Tuttavia i cicli for funzionano in maniera diversa in sì rispetto che a Python, e quindi quando finirò di fare questo editing vi spiegherò come funzionano i cicli for in sì. Iniziamo con quello while. Va bene. Ok. Mm-hmm. Ok, facciamo questa iterazione in cui la facciamo per un numero di volte che noi stabiliamo, mm-hmm, e finché non viene raggiunto quella soglia che noi stabiliamo, vengono ripetute determinate cose. Ok. Chiama una variabile uguale 25. Noi dobbiamo ripetere questo ciclo 25 volte, giusto? Ok. Quindi T, diciamo, stabilisce la nostra soglia, però dobbiamo avere un'altra variabile che tiene il conto. Ok. Questa variabile, in tutti i linguaggi di programmazione, di solito ha un nome particolare. Mm-hmm. I. Inizializzo una variabile i che si chiama, che sia uguale a 0. Ora, praticamente, dobbiamo dire finché i è minore di t, esegui determinate operazioni. Finché i è minore di t, ok. Per utilizzare il termine di programmazione, diciamo, mentre i è minore quindi di while. T, esatto. Con la minuscola sempre. Sì, bravissima. While i, no, senza spazio. No, giusto, giusto. Con lo spazio, while sì. I. Minore. Minore di t. Il motivo perché i si chiama i, mm-hmm, è perché sta per index. Ok. Ah, siccome non rompe il cazzo. Ah, pensavo iterazione. Ah no, però effettivamente tutto questo è un'iterazione, cioè sono le istruzioni per l'iterazione. Allora, cosa gli facciamo fare in questa iterazione? Facciamo andando una cosa semplice. Quindi dobbiamo cambiare, mutare, I. iterazione per iterazione, il valore di i. Ok. Quindi incrementiamo i di 1 per ogni iterazione. Quindi i, mm-hmm, uguale 1. Mm-hmm. No, quello faremo un altro ciclo infinito. I uguale i più 1. Ok, vedi che adesso si è fermato. Meno male. Okay. Guardavo per infartare. Esatto. Spero che il valore del passato vi sia piaciuto. Adesso riprendiamo con i cicli for. Come avete visto, i cicli while hanno più o meno questa anatomia. C'è un controllo, c'è anche un processo di inizializzazione, c'è anche un processo di incremento della variabile che viene controllata. Questo lo si fa quando noi sappiamo di preciso, nel momento in cui facciamo il programma, il numero di iterazioni che dobbiamo fare. Questo succede nel caso in cui, per esempio, dobbiamo fare delle iterazioni per tutti gli elementi di un array. Noi sappiamo quanto è lungo gli array, perché
ve l'ho spiegato, se sforiamo gli array succede segmentation fault. Ma comunque si possono fare iterazioni per tanti e tanti altri motivi. Questo è solamente un esempio. Di solito, come dicevo sempre in quel video, ciclo while viene utilizzato quando non è possibile al momento della stesura del programma stabilire quante iterazioni devi fare. Nel momento in cui noi usiamo un while, quando sappiamo esattamente il numero di iterazioni che dobbiamo fare, possiamo utilizzare un ciclo for, che è esattamente progettato per questo. La sintassi di un ciclo for so che fa spaventare, però in realtà metti questi tre elementi, inizializzazione, controllo e incremento, nella stessa riga. Quindi la sintassi è seguente: for, e dobbiamo mettere all'interno delle parentesi tonde tre cose: l'inizializzazione, il controllo e l'incremento, ovviamente, come notate, separate da punti e virgola. All'inizializzazione può anche essere una dichiarazione di una variabile, quindi qua possiamo mettere anche un int. E all'interno del for possiamo comunque fare quello che ci serve. Accennerò brevemente il terzo tipo di iterazione che abbiamo in C, ma c'è anche in C++, in Java, però non è esattamente molto utilizzata, per esempio in Python non c'è, che è il do while, che si comporta semplicemente come il while, però con l'unica differenza che il controllo è in fondo al ciclo, non in cima. E finalmente possiamo parlare di funzioni. Un programma può essere suddiviso in sottoparti, che tra l'altro è quello di cui parlavo in questo video. Ognuna di queste parti ha diversi nomi. Nella storia si sono susseguiti una marea di nomi: subroutine, procedure, insomma, tanti nomi. In C e in molti altri linguaggi di programmazione si chiamano funzioni. Già in questi, quando sono 25 minuti, abbiamo già visto due funzioni. Il main, che tra l'altro è la prima funzione che abbiamo definito, e il printf, che è la funzione che abbiamo utilizzato. Ovviamente il printf è definito da un'altra parte all'interno della libreria di C, a noi quella non interessa più di tanto, però ci possiamo focalizzare sull'unica funzione che noi abbiamo per capire come si fanno altre funzioni. L'anatomia di una funzione è fatta di tre elementi, che è più o meno la stessa anatomia di una variabile. Ha un tipo, ha un nome, e dentro le parentesi tonde possiamo mettere degli argomenti. Se vi ricordate, un programma prende degli input per dare degli output. Gli argomenti sono gli input di una funzione e il tipo che mettiamo qua è semplicemente il tipo dell'output di ritorno. Perché se un linguaggio di programmazione è tipato, che significa che ogni variabile ha un tipo ben definito e quindi dobbiamo sapere qual è il tipo di ritorno di una funzione. Ora, prima di introdurre altre funzioni, e prima di spiegare come si fa una funzione, vi devo spiegare cos'è la funzione main. Supponete per assurdo che il nostro programma ha una svagonata di funzioni, che in realtà ce l'ha perché abbiamo messo questa include. E quindi quando il programma viene compilato all'interno dell'eseguibile, ci ritroviamo con una svagonata di funzioni. Il sistema operativo come fa a sapere qual è la funzione di inizio? Beh, la funzione main. Infatti, la funzione main si scrive in questa maniera, tutto minuscolo, perché se scriviamo maiuscolo si confonde. Solamente un linguaggio di programmazione fa eccezione, che vedremo nei giorni successivi, quindi non focalizziamoci su questo. Quindi praticamente la funzione main è quella funzione che il sistema operativo sa come punto di ingresso del nostro programma. Ora qua vedete che la funzione main non ha argomenti. In realtà la funzione main ha degli argomenti che possono essere omessi. Io li ho omessi per semplicità. Su quali è il tipo di argomenti che la funzione main può accettare, ne parliamo in altri linguaggi di programmazione perché ci sono. Ci focalizziamo sul tipo di ritorno. Perché la funzione main è int? Alcune implementazioni di C ci permettono di fare il void main. Cos'è questo void? Semplice. Il void è uno di quei tipi di dati primitivi, quindi lo aggiungiamo alla nostra lista, che praticamente è un tipo senza valore ed è utile per definire funzioni che non restituiscono valore. E quindi questo ci porta all'introduzione di un'altra parola chiave, la parola chiave return. Return è quella parola chiave che permette di dire alla funzione ferma di qua e restituisce al chiamante il valore di ritorno. E chi è il chiamante? Il chiamante è un'altra funzione che chiama un'altra funzione. Come abbiamo fatto qua, il printf è chiamato all'interno del main. Quindi quando noi passiamo la stringa, il programma va dentro quella funzione che fa tutte le sue operazioni. A un certo punto ci sarà una parola chiave return che restituisce qualche genere di valore, se lo restituisce, a meno che non sia void, e poi ritorna al chiamante, che in questo caso è il main. Quindi praticamente a un certo punto il programma, da chi è felice all'interno del suo main, devia, va verso la funzione printf,
fa le sue cose e poi ritorna. E quando ritorna può tornare con un valore di ritorno. Non è molto diverso di quando noi andiamo a fare shopping. Noi siamo con la macchina, poi andiamo nella funzione, che so, S lunga, facciamo le nostre cose e magari possiamo tornare con una busta. E le funzioni void sono quelle funzioni che non ritornano nulla, quindi significa che quando noi andiamo all'S lunga non troviamo il salmone norvegese che volevamo per il cenone di Natale. Eh sì, capita. È una tragedia. Adesso facciamo la nostra prima funzione. È una funzione un pochettino, diciamo, elaborata, però siccome qua siamo per imparare, tra l'altro questo è un crash course e quindi dobbiamo imparare velocemente, facciamo la funzione che è, per una stringa la stampa schema contrario. Per il momento la facciamo void, così non restituisce nulla. E quindi voi vedete che qua creo la funzione e metto come parametro la stringa, poi creo una variabile dove metto la lunghezza della stringa e faccio un ciclo for in cui per ogni carattere stampo il carattere, ma non quello alla posizione i, ma quello che si trova alla posizione lunghezza della stringa meno i, quindi parto dalla fine. Questa funzione strlen è una di quelle funzioni di cui parlavo poco fa. Riesce a contare tutti i caratteri in una stringa fino al raggiungimento del zero, del null character. Conta semplicemente i caratteri della stringa ad eccezione del null character, quindi questa è una cosa importante. Quindi questo null character è sempre nascosto al programmatore, però c'è, lo sappiamo che c'è. E come potete ben vedere, io qua sul main la richiamo e boom, abbiamo Hello World stampato al contrario. Benissimo, adesso devo introdurre altri due concetti, il concetto di parametro formale e il concetto di, non so come si dice questa cosa in italiano, di scopo delle variabili. Il parametro formale è quello che mettiamo qua, perché quando noi passiamo un valore, qualunque esso sia, noi in realtà non passiamo esattamente quella variabile che mettiamo là. In realtà il valore di quella variabile viene semplicemente copiato all'interno della funzione. Sì, fa solo copia e incolla. Lo sto realizzando solamente adesso. E quindi qualunque modifica che facciamo a una variabile dentro una funzione non verrà vista al di fuori della funzione. Perché le variabili all'interno di una funzione, inclusi i parametri formali, nascono, crescono e muoiono all'interno di una funzione. Tuttavia, ci possono essere dei casi in cui noi non vogliamo copiare un parametro come lo facciamo qua, proprio io volevo proprio passare fisicamente. Così ogni modifica che facciamo in quella variabile, il main o qualunque funzione chiamante se ne accorga. E come la facciamo questa cosa? Se sì a questa abitudine di fare copia e incolla, come facciamo a modificare il valore di una variabile che cambia? Per questo che esistono i puntatori. Vi ricordate queste vaschette che avevo qualche decina di minuti fa? Avevo detto che questo è un char e questo è un integer. Facciamo, non ho due vaschette della stessa dimensione, quindi facciamo finta che entrambe siano integer. A questo intero io assegno il valore Lego giallo. Ok. Quando questa variabile, giusto, la vogliamo passare a una funzione, qualunque essa sia, quindi la funzione magari monta i mattoncini della Lego, c'è questo parametro della funzione che a un certo punto si riceve, diamine, il secondo take, si riceve lo stesso mattoncino, ma sono due mattoncini diversi. Cioè, sono gli stessi mattoncini, ma se questo mattoncino da giallo mi diventa rosso con l'uso della color correction, questo mattoncino resta comunque giallo. Avete visto? E quindi voi mi state dicendo che questa cosa già l'avevo detto poco fa, perché adesso ce la stai ripetendo? Perché no, possiamo fare questo trucco. Come si risolve questa? Intanto inizializziamo la nostra variabile, e questa è la variabile che noi vogliamo passare alla funzione. Noi non passiamo questo valore. Noi gli passiamo l'indirizzo di dove si trova questa variabile. Quindi questo, il parametro, non si ritrova più con una copia del Lego, ma si ritrova con un indirizzo. E l'indirizzo è mostrato a schermo da questa simpaticissima freccia. Ma indirizzo di cosa? Indirizzo di casa, indirizzo di posta? No, indirizzi di memoria. La memoria ha diverse celle, ogni cella ha un indirizzo. E in sì possiamo prendere l'indirizzo di ogni variabile che noi dichiariamo. Prima di tutto iniziamo. Il puntatore che cos'è dal punto di vista della programmazione? È un ennesimo tipo di dato che può essere applicato a tutti questi che avete già visto. Tutti, nessuno escluso, incluso il void. Non possiamo dichiarare variabile void, ma possiamo avere puntatori a void, ma quella è una storia per un altro video.
Quando noi dichiariamo una variabile e mettiamo la stelletta, l'asterisco, come la vogliamo chiamare, diciamo che quella variabile è un puntatore. Ora, se io ho detto che il puntatore è un tipo di dato, e vi ho detto che ogni tipo di dato ha delle dimensioni diverse, quanto è grande un puntatore? Qualcuno potrebbe dire, beh, dipende dal tipo che abbiamo messo. Se un puntatore a int ha una dimensione diversa da un puntatore a char. Errore, no. Il puntatore è un tipo. Indipendente da se int, void o sala madonna, non ha importanza. È un tipo. E ha una dimensione ben definita. Cioè, ben definita rispetto al computer che avete. Se avete un computer di 64 bit, sarà di 8 byte. E se avevamo un computer di 32 bit, sarà di 4 byte. E quindi, se i puntatori hanno tutti la stessa dimensione, perché dobbiamo mettere il tipo? Perché si vuole sapere a quale valore stiamo puntando. Quel valore avrà una dimensione diversa. Uno avrà sempre 8 byte se siamo in un computer di 64 bit. Sempre. Lo posso dimostrare qua, vedete? Infatti questo esempio mi permette di mostrare un altro operatore di C, il sizeof. Il sizeof è un operatore che sembra una funzione, ma in realtà non è una funzione, è un operatore che ha preso una variabile o un tipo, ci restituisce la sua dimensione. Vedete? Un int qua in questo compilatore online ha dimensione di 4 byte, puntatore a int ne ha 8, ma anche puntatore a void ne ha 8, qualunque puntatore ne avrà 8. Facciamo questo piccolo esempio, creiamo una variabile, mettiamo il valore, non lo so, 47, e poi creiamo una funzione, che la chiamo la funzione aggiungi 1, che prende un puntatore a un intero. Questa funzione non deve fare altro che incrementare la variabile di un valore. E quindi come argomento della funzione mettiamo che accetta un puntatore, e poi qua dobbiamo fare qualcosa. E come gli diciamo, aspetta, qui non devi mettere il valore della variabile, ma devi mettere l'indirizzo. Bisogna utilizzare quest'altro operatore, quello della e commerciale. La e commerciale dice prendi l'indirizzo di una variabile. L'operatore asterisco significa crea una variabile che sia di tipo puntatore. L'operatore asterisco serve anche per un altro motivo, cioè ha due significati. Sempre nell'ambito di puntatori. E adesso mi dovete seguire. Questo è il nostro puntatore. E gli diciamo di puntare a questa variabile. Se sto inquadrando bene. Però vi ho detto che il puntatore in realtà è una variabile. Diamine, è una variabile e come variabile contiene un valore. Quale valore? Il valore di un indirizzo. Se io voglio stampare il puntatore, non farò altro che stampare a schermo il suo indirizzo. E se voglio stampare a schermo il valore che punta, cioè questo, perché alla fine se questa è una variabile come tante altre, sì, mi metterà a schermo il suo indirizzo. E se voglio invece stampare quello che lui punta, dobbiamo utilizzare l'operatore di dereferenziazione. Che cos'è l'operatore di dereferenziazione? La stelletta. Facciamo l'incremento della variabile di 1 e questo modo di utilizzare i puntatori viene chiamato passaggio per riferimento, perché quello che vi ho fatto vedere poco fa era il passaggio per valore. Quando noi passiamo, anziché del valore di una funzione, un riferimento, ovvero un indirizzo, si chiama passaggio per riferimento, che poi alla fine il passaggio per riferimento è un altro modo per fare il passaggio per valore, perché anziché di copia e incollare il valore della variabile, stiamo copia e incollando l'indirizzo. Sì, il linguaggio di programmazione C ha un'ossessione con i copia e incolla. Vedete? La variabile è stata modificata. Adesso analizziamo la funzione printf. La funzione printf prende in input una stringa, cioè quella che dobbiamo stampare, e una serie variabile di parametri che ne prende tanti quanti i segnaposti che noi abbiamo lasciati. Esistono decine di segnaposti, tutti iniziano con il simboletto percentuale. Se mettiamo percentuale D, significa che vogliamo stampare dei numeri interi. Percentuale S delle stringhe, percentuale P un pseudo particolare per stampare gli indirizzi di memoria dei puntatori. Ma esistono percentuali di tante robe e io non posso affrontarle tutte e quindi metterò qua a schermo la maggior parte, se non tutti i placeholder che abbiamo. Ora abbiamo introdotto le funzioni, una cosa che vi devo dire, molte delle cose che abbiamo parlato, non tutte, ma molte, possono essere utilizzate solo all'interno di funzioni. Tutte le istruzioni che fa qualcosa vanno messe tutte dentro a delle funzioni. Non posso essere messa alla c***o di cane. Solamente alcune cose possono essere messe al di fuori di una funzione. La dichiarazione di alcune variabili, quelle saranno chiamate infatti variabili globali, le costanti, e la dichiarazione di funzione. Che cos'è la dichiarazione di una funzione? Noi diciamo al compilatore che c'è una funzione, ma noi gli diciamo dove sta funzione. O comunque io diciamo dopo. Perché una cosa importante che devo spiegarvi è che noi non possiamo in C
utilizzare una funzione prima di averla dichiarata. Se il main chiama A, A deve essere dichiarata prima del main. E se vogliamo, diciamo, rompere questa cosa, e vogliamo, per qualche motivo che non vi sto qua a dire, definire A dopo il main, la possiamo dichiarare. E come si dichiara una funzione? Semplicemente mettendo la prima riga e il punto e virgola alla fine. Il nome dei parametri possono essere omessi, ma non il loro tipo. Il loro tipo deve rimanere e deve essere uguale sia nella dichiarazione che nella definizione. Questa riga qua viene definito il prototipo di una funzione. Perché vi dico questa roba? Perché i file header possono contenere variabili globali, se ce li hanno, e tutta una serie di prototipi di funzioni, tipo il prototipo della funzione printf. Perché è dichiarata là, in stdio.h, ma è definita da un'altra parte. E dove è definita? Nella runtime di C. Adesso vi devo introdurre l'ultimo argomento di oggi e poi passiamo al codice. Parliamo dell'struct. Avevo accennato l'struct in questo video quando parlavo di simula. Però l'struct sono in realtà molto semplici. Non capisco perché molti hanno difficoltà a capirle. Supponiamo che abbiamo una variabile di tipo char, una variabile di tipo intero e una variabile di tipo double, e le volevo mettere tutte quante insieme come dei bei, diciamo, una bella famigliola. Come facciamo? Semplice. Li mettiamo all'interno di una struttura dati che si chiama struct. Ora qua a schermo sto creando qua una struct con A, B e C per semplicità, e la struct definisce un tipo. Quindi possiamo dichiarare una variabile di questo tipo. E come lo si fa? Bisogna scrivere struct, il nome della struct, seguito dal nome della variabile. La domanda è, ok, la struct è un insieme di sottovariabili. Come facciamo ad accedere ad ognuno di queste variabili? Bisogna utilizzare due nuovi operatori. I due operatori fanno la stessa cosa, ma si usano in contesti diversi. Ne vediamo solamente uno, l'altro vi dico quando si usa, ma poi lo vediamo nel codice che ho preparato. Quando noi qua scriviamo il nome della variabile, che è di tipo struct, in questo caso è il tipo della nostra struct, per accedere alla variabile A, all'interno della struct, bisogna mettere punto A uguale e poi mettiamo il valore che vogliamo. Possiamo mettere punto B e il valore che vogliamo, eccetera, eccetera, eccetera. Questa stessa sintassi, cioè utilizzare il punto, la possiamo utilizzare qua per inizializzare la struct. Quindi il punto è l'operatore che ci permette di accedere ai campi di una struct individuale. Questa variabile è quella che viene definita un tipo derivato e quindi per accedere ai suoi campi individuali basta mettere un punto. Semplice. E qual è l'altro operatore che serve allo stesso scopo? Non so come si chiama. Lo chiamo l'operatore freccetta. Perché si scrive con un meno e uno e una parentesi angolare. Sembra una freccetta. Serve la stessa cosa per accedere ai campi di una struct, ma lo si usa quando la variabile è di tipo puntatore a struct. E io credo che adesso di aver terminato con il mio crash course di C, e adesso ci mettiamo al computer e vediamo la mia soluzione del bowling. Magari non spiegherò tutto il codice, spiegherò le cose principali, tanto alla fine poi ci sarà il video successivo, quello di C++, alla fine la logica del programma è uguale, quello che cambia è semplicemente come è stato organizzato, perché in C++ ho utilizzato gli oggetti che C non ha. Vi garantisco che la logica del programma, da C fino al penultimo linguaggio di programmazione, è uguale. L'ho cambiata solo in Python di proposito. E quindi, andiamo a compiere. Allora, questi miei codici C per risolvere il problema, ovvero il programma per calcolare i punti del bowling, io dai calcoli mi sono fatto poco più di 15 minuti e non posso spiegare tutto. Alcune cose le rimando a prossimo video con C++ perché sono quelle cose che valgono per entrambi. Qui sto, diciamo, includendo alcune delle librerie che mi servono. Abbiamo visto stdio, stdbool per i tipi booleani, che come spiegava la mia amica Lucilla, che cos'è un valore booleano? Il valore booleano è un... non confondersi col valore boolino. Esatto, è semplicemente una variabile o un valore in ogni caso, mm-hmm, che può assumere solo due valori, vero o falso. E infine abbiamo questo header che ci serve per includere alcune funzioni che hanno a che fare con le stringhe. Ho qua delle costanti, il numero di birilli, il massimo numero di tiri che posso fare in un frame, al più possiamo fare 3 tiri, perché l'ultimo frame, come vi dicevo, è speciale. Abbiamo 10 frame e questo mi serve per definire la lunghezza massima di una stringa.
ovviamente quel numero 256 è arbitrario, però nel mio caso non penso mi serviva più di tanto. Questa ve la spiego dopo. E poi sto definendo altre costanti per i simboli del bowling. Quindi abbiamo lo strike, includo anche quello lowercase, se dovesse servire, ma nel nostro programma non serve, però è una flessibilità in più che sto dando. Lo spare, che è una slash, come vi dicevo, e quando non vengono segnati i punti, anziché dello 0 metto un trattino. Queste qua non sono costanti, ma sto utilizzando sempre la define. Questa serve per definire delle macro, anche queste in realtà sono delle macro, però usiamo il termine costanti, e le macro le introduco nel video successivo con C++. Facciamo finta per il momento, anche se non lo so, che queste e queste siano delle funzioni, ma non sono funzioni. Questa è il prototipo di una funzione che ho fatto. L'ho fatta apposta, uno, per darvi l'esempio di prototipo della funzione, di una funzione che semplicemente sostituisce un carattere all'interno di una stringa. Non so perché questa cosa in C non c'è di default in una libreria standard, quindi la sono dovuta fare io. O meglio, non l'ho manco fatta io, ho fatto un copia e incolla di un codice trovato su Stack Overflow e poi l'ho modificato ovviamente con il mio stile. Qua definisco due struct, una struct che mi rappresenta un frame, l'altra struct che mi rappresenta una sessione di gioco. La struct che mi rappresenta il frame, abbiamo il numero del frame, a me serve sapere per ogni frame il suo numero perché diciamo da 1 a 9 si comporta in maniera uguale, il 10 che fa un po' di eccezione. Tiende mi serve una rappresentazione dei tiri. Questo end rolls vi ricordo che è costante, quindi sarà 3. E questo l'ho messo con unsigned and char. In realtà questo non rappresenta dei caratteri di per sé, ma semplicemente dei numeri. Perché ho utilizzato char? Che char di un byte? A me non serve un intero 4 byte per rappresentare numeri che vanno da 0 a 10. Già con un byte possiamo rappresentare fino a 255 numeri. E l'ho messo unsigned perché sicuramente non possiamo fare punti negativi al bowling. E questo serve per tenere conto del punteggio, ma non del punteggio di quel frame, ma del punteggio di quel frame più tutti quelli precedenti. Quindi il punteggio qua è una sorta di somma cumulativa fino a quel punto. E un gioco è semplicemente un array di frame. Notare qua che quando si usa uno struct per fare una variabile di questo tipo, bisogna sempre mettere struct. Capisco che scrivere questa cosa è molto lungo, c'è un modo per non farlo che vi dirò nel video successivo. Qui ci sono delle funzioni che vi dico brevemente cosa fanno, ma poi andiamo nel dettaglio. Start game mi crea un nuovo gioco. Set scores semplicemente è una funzione di parsing. Parsare che vuol dire? Parsare significa interpretare una stringa. Quale stringa? Una stringa che mi definisce una partita per intero. Poi per come è fatta questa stringa ve la mostro dopo. Quindi passata una stringa mi setta dei punteggi in questa struct passato come puntatore. Notare che il tipo di sequenza che dobbiamo passare è un const char puntatore. Cioè questo cosa significa? Può sembrare complicato. Significa che un puntatore ha un carattere. Però un puntatore a carattere può essere anche una stringa. Questa cosa perché? Lo vediamo nel video successivo. Quindi fate finta, quando vedete il puntatore a carattere, può essere un puntatore a un singolo carattere, ma questa è una cosa rara, di solito si punta a una stringa. Costante è perché quella stringa è costante, cioè non può essere variata. E queste sono quelle stringhe che magari noi mettiamo fisicamente nel codice con le virgolette, e non sono stringhe che magari abbiamo preso questo da un file o input da utente. Sui dettagli di questa funzione li vediamo successivamente. È bella lunga. Invece questa è una funzione che mi serve per calcolare il punteggio di un singolo frame. Invece questa è la funzione che mi serve per calcolare il punteggio di tutta una partita. E all'interno questa funzione calculate score richiama quella precedente. Ma vediamo i dettagli successivamente. Intanto vi sto facendo una overview di tutto il codice. Print roll serve per restituire la rappresentazione di un tiro. Se il tiro è da 1 a 9, restituisce un carattere che rappresenta 1 e 9 e non restituisce il numero 1 e 9. Poi ci possono essere, per esempio, i trattini, le x, le slash, tutto quello che ci serve. Quindi questa funzione poi viene utilizzata per prendere a schermo una partita di bowling con i caratteri opportuni. Print frame richiama print roll, che serve per stamparmi un frame.
PrintGame invece mi stampa tutto un gioco con una tabella simpatica e quindi PrintGame utilizza PrintFrame che a sua volta utilizza PrintRoll. Anche questa è una funzione un po' lunghetta, ma andiamo nel dettaglio successivamente. Qui siamo arrivati al nostro main. Perfetto, come vedete, anche qua myGame è una variabile di tipo constchar puntatore perché questa è una stringa costante perché la stiamo mettendo noi là. E questa è una partita. Ogni carattere rappresenta un tiro e non un frame. Infatti il numero di caratteri qua non è esattamente 10x2 fa 20. L'ultimo frame può avere fino a 3 tiri, non è esattamente 22 o 23. Perché quando abbiamo degli strike abbiamo ovviamente in quel frame un tiro in meno. Quindi questa stringa potrebbe avere minimo 12 caratteri, perché se facciamo la partita perfetta abbiamo 12 frame, però se abbiamo giocato più roba, questi possono variare. Tipo qui c'è un 7 spare, 9 buca, roba di questo tipo. E questa è la partita che vi ho mostrato e la sto rappresentando in questa maniera. Ora io cosa faccio qua? Creo una variabile di tipo struct game, la chiamo col mio nome perché è la mia partita, e dico start game e qua inizializzo il gioco. Andiamo a vedere esattamente questa start game come funziona. Semplicemente inizializza una nuova variabile di tipo struct game a 0. Quando si mette questo 0 si setta tutti i campi, quindi tutti i byte di una struct a 0. Notate qua l'utilizzo del ciclo for che ne sto facendo, questo è il primo ciclo for che stiamo vedendo in questo programma, ce ne sono diversi. Qui c'è l'inizializzazione, parto da i uguale a 0, ripeto il ciclo for finché i è minore di n frames, che vi ricordate era una costante che avevo settato a 10, infatti qua Visual Studio Code me lo ricorda. E questo i++ è una forma abbreviata di quello che abbiamo visto poco fa di i uguale i++1. Su questa cosa magari la rispiego meglio nel video successivo. Andiamo avanti. Vedete che siccome questo ciclo ha una sola istruzione, non sto mettendo le parentesi graffe, e metto ad ogni frame il numero del frame, quindi che va da 1 a 10. Quindi, siccome new game di tipo game c'ha un array di frames, questa array di frame posso indicizzarlo utilizzando l'operatore delle parentesi quadre, ma siccome ognuno di questi elementi è una struct di tipo frame, posso utilizzare di nuovo l'operatore di accesso ai campi di una struct, perché questa è una struct, ma tutta questa, diciamo, è una struct di tipo frame, e quindi posso poi accedere a ogni singolo campo di questa struct, che varia di volta in volta in base al valore dell'indice, e assegno il valore frame 1, frame 2, fino a frame 10. Questa funzione restituisce questa struct così per come è fatta. E quindi praticamente, torniamo qua, questa riga inizializza una struct di tipo game a dei valori di default. Perfetto. Adesso io chiamo la funzione setScores che mi fa semplicemente il parsing di questa stringa all'interno di questa variabile che si chiama valore, che è di tipo struct game. Questa è una variabile, diciamo, normale, però setScores accetta un puntatore, quindi devo passare l'indirizzo di questa struct e non esattamente il valore di quella struct. Quindi qua gli passo l'indirizzo con l'operatore e commerciale, e poi qua gli passo anche la stringa che rappresenta il mio gioco. Andiamo a vedere setScores. Allora, questa funzione setScores è molto lunga e vi consiglio di andarla a studiare nel dettaglio per conto proprio. Se avete poi dei commenti lasciatemelo qui sotto, ma comunque approfondirò anche nel video successivo, quindi se non capite le robe aspettate il video successivo. Però vi do l'idea generale nel poco tempo che ci resta in questo video. Faccio un ciclo for che praticamente esamina tutta la stringa carattere per carattere. Infatti qua utilizzo strlen, che è una funzione che si trova all'interno dell'header string.h, che mi restituisce la lunghezza della stringa. Quindi questo ciclo for viene eseguito per un numero di volte pari al numero di caratteri. E semplicemente io gestisco due casi. Se il numero di frame è da 1 a 9, però siccome questo è zero based, devo fare da 0 a 9, non compreso ovviamente. In generale nel programma io conto i frame da 0 a 9 compreso, però quando li mostro come 1 e 10. Ricordiamoci che sì, e come altri linguaggi sono zero based.
quindi c'è il caso o se siamo in un frame che non sia l'ultimo o se siamo nell'ultimo frame, e faccio delle cose leggermente diverse in entrambi i casi. Però faccio dei controlli sui caratteri che ci possono essere e faccio non totale, ma un controllo sui caratteri che sono legali. Perché se siamo nel primo tiro, mi posso aspettare uno 0, un 1 fino a 9, uno strike, ma non posso aspettarmi una slash. Quindi il primo caso che io gestisco è se abbiamo un numero o abbiamo preso, diciamo, una buca, quindi c'è un trattino. Se non abbiamo preso alcun birillo, ci mettiamo 0, altrimenti, ecco, questa è una cosa importante che, su cui mi voglio soffermare. Se vi ricordate, qua noi dobbiamo mettere dei numeri, ma ogni elemento di sequence è un carattere. Ora, il carattere 0 si trova alla posizione nella tabella ASCII numero 48, numero 1, 49 e così via. Quindi, siccome 48 è il carattere numero 0, se togliamo 48, otteniamo esattamente il numero 0, lo possiamo trattare come numero. Quindi se abbiamo il carattere 2, che sarà 50, 50 meno 48 è 2. Quindi questo è un modo per trattare, alla fine, i tipi di dati, i tipo carattere, sempre come dei numeri, che alla fine sono dei numeri, e che vengono poi rappresentati in maniera diversa sullo schermo. Qui faccio degli incrementi in base se siamo al frame successivo, siamo nello stesso frame, quindi incremento il numero di roll è il tiro. Se non è un numero possiamo avere uno strike, oppure possiamo avere uno spare, eccetera, eccetera, eccetera. In caso in cui ci sia un problema, qui scrivo I don't understand character, qualunque questo sia, alla posizione qualunque questa sia. E questo placeholder è per questo valore, e questo placeholder è per quest'altro valore. Invece, in cui siamo nell'ultimo frame, faccio delle considerazioni leggermente diverse, perché posso avere due o tre tiri, queste cose vanno gestite diversamente. Questa funzione, che serve per calcolare il conteggio di un frame, penso l'ultima che vi spiego, fa le seguenti considerazioni. Prendo un puntatore a frame, così da poter direttamente modificare il suo valore. Un puntatore ai tiri successivi, questo è un array, però siccome per come ho fatto il programma so che questo può essere sempre un array di due posizioni, perché quando si fa uno strike bisogna contare i due tiri successivi, ma quando si fa uno spare, un tiro successivo, alla fine passo sempre i due tiri successivi, e poi questa funzione mi conta uno o due tiri successivi in base alle condizioni. E questo è semplicemente il punteggio del frame precedente, perché se vi ricordo io accumulo i punteggi per mostrare la schermo in maniera come funziona in una vera pista da bowling. Quindi inizializzo io il punteggio del frame corrente partendo dal punteggio del frame precedente, e intanto la prima cosa che faccio è sommare i valori dei tiri di questo frame. Questa è la cosa più semplice. Questo più uguale equivale a fare questo. Frame score più quello che ci sta dopo. Siccome il risultato di questa operazione lo vogliamo rimettere sul frame score e non vogliamo ripetere questo, questo lo possiamo abbreviare utilizzando questo operatore più uguale. Se siamo all'ultimo frame, sappiamo che sono al più tre tiri, aggiungo quel valore. Però qualcuno potrebbe dire, ma non c'è sempre. Io qua lo aggiungo sempre. Se non c'è un terzo tiro, metto semplicemente 0. Semplice. Quindi fino a questa riga, il punteggio fino a questo punto è dato da quello che stava nel frame precedente, i valori dei tiri di questo frame, che possono essere fino a tre tiri nel caso in cui siamo nell'ultimo frame, e se abbiamo fatto uno strike contiamo gli altri due tiri successivi, invece abbiamo fatto uno spare contiamo solamente il tiro successivo. Detto ciò, utilizzo l'operatore freccetta, come vi dicevo, per assegnare il punteggio calcolato al punteggio del frame. E come vi spiegavo, poiché abbiamo passato un puntatore a un frame, questa modifica verrà poi vista anche nella funzione chiamante. Dunque, in questo minuto e mezzo che è rimasto, vediamo la funzione CalculateScore e poi magari approfondiamo meglio nel video successivo. La funzione CalculateScore calcola il punteggio in un gioco, cioè in una partita di bowling intera. Allora, qua definisco queste variabili, che uno è un puntatore al frame corrente, la vediamo tra un po', poi ho un array di next roll di due posizioni, perché quelli sono, e infine abbiamo una variabile chiamata prevScore per il punteggio precedente. La prima cosa che faccio è memset dei next rolls. Ho parlato di memset in questo video,
quindi non approfondisco, andatelo a riprendere per vedere cosa fa. E poi, vi ricordate di questo puntatore a current frame? L'ho imposto come il puntatore dell'iesimo frame. E poi posso utilizzare direttamente il current frame. Questo lo faccio perché così ogni volta non devo utilizzare questo e poi scrivere punto, che cosa ne so, score o quello che viene, rolls, è un po' per accorciare un po' le cose che devo fare. Quindi la Rain-X Rolls viene impostato nel momento in cui siamo nei primi 9 frame, altrimenti lo lascio a 0, perché è quello che fa Memset. Prev Score è praticamente il punteggio del frame precedente, però se siamo nel primo frame non c'è un frame precedente, quindi questo Prev Score viene settato col punteggio del frame precedente solamente se siamo dal secondo frame in poi. Ricordiamoci che i frame number all'interno di un frame non sono zero based, ma iniziano da 1, quindi ecco perché qua scrivo maggiore di 1. E poi chiamo la funzione Calculate Score Frame, che è quella che abbiamo appena visto, in cui passo Current Frame, i tiri successivi e il punteggio precedente. Benissimo, pinguini! E io vi ho spiegato sì in un'ora. Ovviamente ho lasciato diverse cose in sospeso, ma per questo io ho messo C++ nel mio video successivo, perché le cose che ho lasciato in sospeso le riprendo dopo. E quindi ci vediamo domani con C++. Non mancate, pinguini. Ciao, Ghilu!